L'antica pieve di Sant'Eusebio di Tavarnelle, in Val di Loreto, ha finalmente riaperto le sue porte domenica 12 giugno con una solenne cerimonia di dedicazione presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana. Una comunità intera ritrova così una parte importante della sua identità cristiana, dopo 15 mesi di lavori cominciati a causa dei danneggiamenti subiti dalla struttura per la forte umidità. Si è riaperta, si è restaurata, si è ridotta al decoro che si conviene ad una chiesa. Tre storie si sono messe insieme: San Pietro al Cegliolo, San Martino a Bocina e Sant'Eusebio. Si sono messe insieme e ora si rilancia. Si rilancia alla grande. Io spero che questi campi che sono intorno saranno presto popolati di ragazzi, perché li attrezzeremo. Spero che una catechesi significativa aiuti la generazione nuova. Spero di vedere tanti vecchietti che vengono qua a leggere il giornale, perché ci metteremo alberi e panchine. Si è detto che il popolo era andato come in esilio, no? Come popolo di Israele. Un ritorno a casa, un ritorno in patria è sempre un motivo di gioia. D'ora in poi il popolo avrà il suo tempio, cioè il luogo per pregare, il luogo per celebrare l'Eucaristia. E siamo veramente contenti di questo passo importante, grazie allo sforzo del Vescovo, ma anche alla collaborazione di tanti fedeli. Un momento di gioia grande sentito da tutti i fedeli dell'unità pastorale della Val di Loreto, coronato da un ulteriore motivo di festa. Durante il rito solenne, infatti, 9 giovani hanno ricevuto il sacramento della confermazione dall'arcivescovo Fontana. L'intervento di manutenzione straordinaria è stato realizzato con il contributo della CEI, con la collaborazione dell'amministrazione comunale e anche grazie ai tanti parrocchiani che volontariamente hanno offerto il loro impegno. Anche il Comune ha voluto contribuire, perché comunque è un patrimonio non solo della Chiesa, ma è un patrimonio veramente di tutti i cittadini cortonesi.